In Turchia e Siria è corsa contro il tempo per trovare sopravvissuti sotto le macerie, oltre 11.000 le vittime. Ad Antiochia, tra i nostri vigili del fuoco che hanno salvato due giovani, il ministro Tajani dispersa una famiglia italiana di origine siriana. Missione europea di Zelensky, prima a Londra, poi Parigi, domani a Bruxelles, bilaterale con Giorgia Meloni, il TG1 nell'inferno di Bakhmut. Nubi fragili, ghiaccio e neve, ancora maltempo al sud e domani meteo in peggioramento, allerta rossa in Sicilia. Sanremo, ascolti record per la prima serata, tra poco la seconda con gli altri 14 cantanti in gara, accanto ad Amadeus e Morandi, Francesca Fagnani, super ospiti Massimo Ranieri, Albano e i Black Eyed Peas. Quasi 12.000 i morti in Turchia e Siria, corsa contro il tempo per salvare il maggior numero possibile di vite, spesso costretti a scegliere a chi dare aiuto. Polemiche sui soccorsi, Erdogan ammette ritardi iniziali e chiede unità. Al lavoro le squadre italiane, il dramma degli sfollati sono centinaia di migliaia. Zelensky, missione in Europa, a Londra l'incontro anche con Re Carlo, a Parigi con Macron e Scholz, domani a Bruxelles bilaterale con Giorgia Meloni. Allerta maltempo domani in Sicilia e in Calabria, Etna imbiancata, previste piogge abbondanti, neve e gelo anche in Sardegna. Altro oro per l'Italia ai mondiali di sci in Francia, conquista il primo posto Marta Bassino nel Super G, l'azzurra, ho fatto qualcosa di incredibile. Sanremo, record nella prima serata, oltre il 62% con 10.700.000 spettatori. L'amministratore delegato Fortes, dati straordinari. Terremoto, oltre 11.000 morti, Erdogan nelle zone colpite, ritardi nei soccorsi, basta polemiche, arresti per chi critica, chiuso Twitter, due giovani salvati dai vigili del fuoco italiani. Il dramma della Siria, più di 2.000 vittime, 300.000 senza casa, Assad chiede aiuto all'Unione Europea, soccorsi bloccati dalla guerra nelle zone occupate dai ribelli. Zelensky a Londra incontra il re e chiede i caccia, dateci ali per difendere la libertà. Stasera a Parigi cena con Macron e Scholz, domani al Consiglio europeo incontro con Meloni. Salvini contro Sanremo, la Costituzione non si difende all'Ariston, Paola e Gonu no a tirate sul razzismo. Replica Amadeus, da 4 anni critica al festival, basta non guardarlo. Trionfo di ascolti per la prima serata, tra poco gli altri 14 cantanti in gara. Dopo la sfuriata sul palco, Blanco chiede scusa in versi, io fragile come un bambino. Super G, donne, Bassino vola sulle nevi francesi davanti a Schifrin ed è oro. 25 anni dopo Isolde Kostner, seconda vittoria per le italiane dopo Brignone in combinata. Oltre 11.700 morti, il sisma che ha colpito Turchia e Siria è una vera ecatombe, il bilancio sempre più grave ed è corsa contro tempo e gelo per salvare altre vite. La task force italiana al lavoro ad Antiochia, mancano cibo e acqua. Erdogan, in visita nei luoghi colpiti dal terremoto, ammette le difficoltà nei soccorsi e gli esperti, dopo le violentissime scosse, temono un ancora più devastante Big One. Nodo migranti, pacchetto di riforma al centro del Consiglio europeo di domani, torna in primo piano il rilancio del patto su asilo e ricollocamento. Nel vertice 27, dove è prevista anche la presenza di Zelensky, si discute il ruolo delle ONG. Roma chiede regole di condotta per le navi e un coinvolgimento dell'Europa nel controllo delle frontiere, dimezzate le vittime in mare con l'entrata in vigore del codice Piantedosi, 63 dall'inizio dell'anno contro i 119 dello stesso periodo del 2022. Una mozione per collegare il digiuno di Cospito contro il 41 bis al giorno della memoria. A Firenze il Consiglio Comunale si divide su un'iniziativa della sinistra, bocciata anche dal PD. I Dem, uscendo dall'aula al momento della votazione, hanno fatto mancare il numero legale. Non ci sottrarremo a una discussione sul caso, spiega il capogruppo, ma questa vicenda non poteva essere associata al tema della Shoah.
Armi a scuola, l'opposizione monta un caso inesistente contro Fazzolari, vice di Giorgia Meloni, sotto accusa per un presunto progetto di insegnamento agli studenti dell'uso di armi. Il sottosegretario all'attuazione del programma: non l'ho mai detto, è una notizia totalmente falsa, querelo. E monta la polemica. Il Partito Democratico, destra nostalgica, mentre i 5 Stelle parlano di rischio far west e il diretto interessato commenta: sono disperati, la lezione delle politiche non è bastata. C'era una volta il signor Rossi, ora a Prato spopolano i Chen. La cittadina toscana è ormai cinese, i dati dell'ufficio statistico del municipio parlano chiaro. Troppe culle restano vuote, i primi 10 cognomi non sono italiani. 46.000 su 195 residenti nati oltre i confini, mentre le storiche casate sono in arretramento. Loro fanno figli, noi no, commentano gli abitanti. Già, costa troppo mantenerne uno. 10 anni sulla graticola, con l'accusa di abuso d'ufficio e concussione per una consulenza da 2.800 euro. Ora viene assolto con formula piena. È successo a Maurizio Bettazzi, ex presidente del Consiglio Comunale di Prato, che va al contrattacco, tappezzando le strade di manifesti con la scritta «Il fatto non sussiste». Una rivincita che ha un solo scopo: far sapere a tutti come è finito il processo, riabilitando così la sua immagine. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Subito insieme vediamo i fatti principali di questo mercoledì 8 febbraio. È cominciata la terza notte dopo il catastrofico terremoto che ha devastato Turchia e Siria. 12.000 vittime secondo un bilancio ancora provvisorio. Polemiche sui ritardi nei soccorsi, si continua a scavare. Bambini tra i sopravvissuti, aiuti da tutto il mondo. Un 22enne tratto in salvo dai soccorritori italiani. La tragedia senza fine della Siria, già stremata dalla guerra civile. Almeno 2.600 vittime accertate. Si scava tra le rovine, la più colpita è la provincia di Idlib, ultima roccaforte degli oppositori al regime, dove non arrivano gli aiuti bloccati da Assad, braccio di ferro con l'Unione Europea. Domenica e lunedì più di 12 milioni di italiani alle urne per presidenti e consigli regionali di Lazio e Lombardia, un voto che ha valenza politica. Il centrodestra, che schiera un candidato unitario in entrambe le regioni, presenta i risultati dei primi 4 mesi di governo, banco di prova anche per il centro-sinistra. Assolto dopo 10 anni di incubo giudiziario l'ex presidente del Consiglio Comunale di Prato, Maurizio Bettazzi, ha tappezzato la città di manifesti per riabilitare la sua immagine. Sono un cittadino onesto, dice, non voglio un rimborso. Mi impegnerò perché non accada a qualcun altro. È la settimana più fredda dell'inverno, minime sotto zero in molte regioni. Piogge, vento, nevicate fino a venerdì. Attenzione alle patologie cardiache, controlli più frequenti alla pressione. Pur penalizzata dal clima, l'ortofrutta italiana dà il meglio di sé alla Fiera di Berlino, ma i tempi sono difficili, il settore deve fare squadra. Oltre 11.000 morti in Turchia e Siria, soccorsi difficili a rilento, ma nella lotta contro il tempo c'è ancora spazio per i miracoli. Da sotto i palazzi estratti altri bambini vivi, anche i vigili del fuoco italiani salvano un ragazzo. Il racconto della nostra inviata. Preoccupazione per Angelo Zen, l'imprenditore veneto disperso, l'albergo dove alloggiava è crollato. La Farnesina assicura: continuiamo a cercarlo, il suo paese Marte e Lago si stringe intorno ai familiari. Vedere tanti salvataggi ci dà speranza, dice il sindaco. Zelensky a Londra dal premier Sunak e da Re Carlo. Stasera sarà a Parigi per incontrare Macron e il tedesco Scholz. Domani vertice a Bruxelles con le istituzioni europee. La libertà vincerà, dice. E Putin, che è il male, perderà. Era in Indonesia per una vacanza, lo hanno fermato all'aeroporto di Bali. È finita la fuga di Antonio Strangio, boss dell''Ndrangheta, ricercato dal 2016 per traffico di droga. Un altro successo dello Stato, commenta la premier Meloni. La lotta contro la criminalità è un obiettivo prioritario del nostro governo. A 3 anni da rinvio a giudizio per associazione mafiosa lasciano il carcere un presunto boss di Camorra e i suoi affiliati. In attesa della fine del processo sono tutti a casa ad Eraclea con il solo obbligo di dimora e proprio nel paesino veneto dove per anni hanno imposto la loro legge con violenze e soprusi. Un cavallo adottato da un paese si chiama Gujon, è nipote del grande Varenne. Il proprietario ha deciso di dividerne la titolarità in quote di offrirle ai compaesani di Galliera nel Padovano. Con un piccolo investimento potranno diventare comproprietari del puledro che nel DNA ha la stoffa del puro sangue.
Il momento più buio per il Milan, un piccolo raggio di sole. Ibrahimovic venerdì potrebbe essere in campo nell'anticipo con il Torino. Intervistato in esclusiva da Mediaset, il campione suona la carica. Sono sempre il numero uno, adesso torna in campo e si vedranno i risultati. È cominciata dalla Gran Bretagna la missione europea, sorpresa dal presidente ucraino Zelensky, per ottenere aiuti, armi e soprattutto i jet da combattimento. A Londra ha incontrato il premier Sunak e il re Carlo, e poi ha anche fatto un intervento importante alla Camera dei Comuni. Lì ha chiesto dateci le ali, cioè forniteci i caccia per la supremazia sui cieli del nostro paese. Stasera vola a Parigi Zelensky, dove incontra Macron ovviamente, ma anche il cancelliere tedesco Scholz, e domani va a Bruxelles, c'è il vertice dei 27 paesi dell'Unione, ma c'è anche un bilaterale, almeno uno di cui noi sappiamo, con Giorgia Meloni, forse anche altri, con altri leader dell'Unione. E praticamente poi ci sarà forse anche l'intervento all'Assemblea dell'Europarlamento convocata apposta. Sono ormai 12.000 le vittime già accertate del terremoto in Turchia e Siria, ma la stima purtroppo è che il numero possa molto molto crescere. Ci sono decine di migliaia di soccorritori al lavoro sui due fronti. Solo in Turchia c'è un'azione capillare, perché molti sono i casi e molte le segnalazioni di persone vive sotto le macerie. Anche la squadra italiana dei Vigili del Fuoco è riuscita a salvare alcune persone, estraendole vive appunto da palazzi che si sono sbriciolati. Erdogan, contestato per la lentezza dei soccorsi, fa mea culpa ma stronca le polemiche. Ora serve unità. Come ogni anno, ma questa volta di più, il Festival di Sanremo diventa occasione di polemica politica. La presenza di Mattarella e i 75 anni della promulgazione della Carta Costituzionale col monologo di Benigni hanno ricevuto l'apprezzamento del pubblico e di quasi tutto il quadro politico. In controtendenza Salvini, però, Mattarella è andato, ha il diritto di svagarsi. Il leader leghista critica Benigni, auspica che la pallavolista Egonu domani sera non racconti l'Italia come un paese razzista, e dice che non ascolterà poi sabato il messaggio di Zelensky. La replica di Amadeus è sferzante: sono 4 anni che se la prende col festival, basta che non lo guardi. Applausi e contestazioni per Joe Biden nei 73 minuti di discorso sullo Stato dell'Unione questa notte, che pone le basi per la sua ricandidatura alla Casa Bianca il prossimo anno. Il Presidente degli Stati Uniti rivendica i risultati. Abbiamo costruito 12 milioni di posti di lavoro in 2 anni, dice, invitando i repubblicani che al Congresso guidano come si sa, i lavori della Camera a collaborare. Ma la conferma della discesa in campo arriva poi ufficialmente, di fatto, dalla sua vice Kamala Harris. Joe Biden intende candidarsi e io correrò con lui. Secondo oro per l'Italia ai mondiali di sci alpino. Marta Bassino ha vinto il Super G a Méribel in Francia davanti alla campionissima americana Michaela Schifrin e all'austriaca Hütter. Federica Brignone, oro nella combinata di 2 giorni fa, è giunta 8ª. L'Italia non conquistava il mondiale super gigante dal 97 con Isolde Kostner. La valanga rosa punta ora a altri risultati. Aspettiamo.